Con mister Boucher, il termine della sfida di Coppa Italia vinta con la SPAL. Mister, una bella vittoria, una bella prestazione e tante belle risposte da quei ragazzi che oggi hai chiamato a scendere in campo. Sì, era proprio, ti dico, programmata sotto questo aspetto, nel senso che ci tenevo a far giocare tutti quelli che fino ad ora, in queste magari anche poche partite, hanno avuto poco spazio. Quindi volevo improntare la partita in quella direzione. Fino all'ultimo, se avete visto, ho cercato di fare meno cambi possibili, perché mi interessava soprattutto mettere benzina nelle gambe di questi ragazzi, che poi alla fine poi il campionato, se hai bisogno, devono rispondere presente. Quindi è un lavoro che si sta facendo nella crescita diciamo di tutti questi giovani, e quindi quando poi andiamo a affrontare queste partite vere, perché poi anche la SPAL a un certo punto aveva la squadra titolare in campo che per buona parte del secondo tempo, io fino alla fine ho cercato di non fare cambi, quindi un'ulteriore soddisfazione, perché vuol dire che questi ragazzi ti seguono, questi ragazzi si applicano, vogliono crescere, e quindi sono messaggi importanti che mandiamo, diciamo, a tutti e soprattutto alla società che lavora da anni per far sì che comunque questi ragazzi poi possano ambire a qualcosa di importante. Si gioca ogni 3 giorni, la possibilità di allenarsi è praticamente ridotta, ma è evidente la crescita di questo gruppo in queste 2 settimane che arrivano dopo una lunga sosta. Dopo le sconfitte, dicevamo, ci sarà voglia di ripartire, reagire. Adesso non si deve perdere l'umiltà e la voglia di conquistarsi ogni singolo punto, che oggi già si è vista. Ma quello non deve mai mancare. Sai, noi siamo stati penalizzati, perché poi, parlando un po' con alcuni allenatori, con alcuni dirigenti di altre società, almeno per quello che mi hanno detto, noi Empoli siamo stati una delle squadre più tartassate inerenti al Covid, a questo virus che purtroppo ci ha un po' spezzato le gambe. Abbiamo un po' non sottovalutato, però sai, uno pensa che sono ragazzi, recuperano in fretta, ma con la sosta di tanti mesi più questo virus che comunque ci ha toccato davvero in maniera importante, ci ha un po' tagliato le gambe, ecco, sotto questo aspetto. Poi è normale, quando inizi a prendere le misure della partita, i ritmi della partita, e passi magari attraverso a delle sconfitte che magari ti lasciano un attimino riflettere, magari si fa un passo indietro un po' tutti e ci si guarda negli occhi, poi ecco, si tira fuori anche un po' d'orgoglio. Quindi io sotto quell'aspetto lì, questi ragazzi non mi hanno mai tradito. Io da quando alleno qui nel settore giovanile a Empoli ho fatto sempre dei miei principi quello: sacrificio, rispetto, cultura al lavoro. Quindi poi in tutte le annate, ripeto, questi i ragazzi che ho allenato non mi hanno mai deluso sotto quell'aspetto lì. Poi il lato tecnico, quello si fa sempre a migliorare. Mister, per chiudere, c'è la soddisfazione di un passaggio del turno importante in Coppa Italia, e poi ci si rituffa nel campionato, che domenica arriva la Fiorentina in un derby sicuramente non banale. Anzi, sta partita magari è arrivata anche a pennello, no? Quello della Coppa Italia, dove magari, come si è detto prima, puoi avere qualche possibilità in più su qualche ragazzo, e quindi è normale. Poi le vittorie ti fanno lavorare bene, ti danno più autostima, autofiducia, consapevolezze, quindi delle certezze. Quindi sai, aspettiamo la Fiorentina, la prepariamo come la dobbiamo preparare, senza andare oltre, perché comunque poi la troppa tensione, troppo stress diventa un qualcosa di negativo. Grande spensieratezza, grande voglia di far bene, di sacrificarsi, e avere quella situazione dentro nel dire: devo migliorare partita dopo partita, devo cercare di fare sempre un passettino in avanti. Questo è l'obiettivo.